Non riconosco il rumore dei miei passi se non cammino su di te. C'è un momento in cui tutto può sembrare una tempesta, quando la vita sembra correre troppo veloce, portandoti via dagli affetti più cari e dalla tua terra. Momenti inaspettati ma che segnano il cuore, così come è successo a Barbara Paladini, che da un momento all'altro si è ritrovata vittima di un uragano. Purtroppo ho avuto un tumore e sono andata a curarmi a Milano e mi sono allontanata perché per circa un anno, fra la chimioterapia e poi l'intervento, sono stata insomma a fare su e giù per Milano. Dopo l'operazione non deambulavo in maniera perfetta e i miei passi non facevano lo stesso rumore. Però poi pensandoci bene non facevano lo stesso rumore perché non calpestavano la mia terra, la mia Porto Cesareo. E ti commuovi davanti a un pescatore che vola tra le onde. La tempesta perfetta che presto è stata messa nero su bianco, dando vita ad una canzone dal titolo Cesarea, in cui è desiderato confluire tutte le sue emozioni, da quelle belle a quelle meno belle, mettendosi a nudo negli occhi di una bambina. Queste emozioni che appunto, come il pescatore trova la tempesta nel mare, così nella mia vita ad un certo punto è arrivata questa tempesta. E quindi c'è proprio questa metafora, come il pescatore è mio padre nel video, e quindi me lo sono immaginato quando affrontava queste mareggiate, questo tempo brutto, e poi me lo sono immaginato nella terminologia marinaresca, si dice alla rada, vuol dire quando il pescatore trova il porto sicuro, e quindi poi quando io sono tornata mi sono sentita al sicuro, mi sono sentita a casa. Un progetto questo a cui hanno collaborato diverse persone per dar vita a qualcosa di davvero speciale, che potesse lasciare il segno e trasformare così l'esperienza più brutta della vita in qualcosa di bello, per lei, ossia Barbara, per la sua terra, ossia Porto Cesareo. Il messaggio è che a tutte le persone che affrontano questa tempesta che all'improvviso arriva nella vita delle persone, di non demordere, di avere sempre tanta forza, di essere speranzosi, di non pensare mai in maniera negativa, ma di essere sempre propositivi. Ovviamente c'è bisogno che si abbiano a fianco persone che ti aiutano in questo percorso. Io ringrazio profondamente il dottor Editto, e mio marito e la mia famiglia che mi è stata veramente accanto.